Ragazzi, allora, eccoci qua. Come state? Tutto bene? Mi auguro di sì. Ho un paio di appuntamenti che voglio ricordarvi. Alle 14 sul canale di Federico Marconi esce la finale di YouTuber League giocata a Napoli, a Scampia, tra Napoli e Juventus. Quindi attivate la campanella alle 14 sul canale di Fede Marconi. Invece domani sul canale di Tutti i Teorici alle ore 15 esce una nuova puntata con un ex giocatore che ha giocato nella Juventus, ha vinto tutto quello che si poteva vincere con la Juve e ha anche vinto un trofeo in panchina da allenatore della Juventus, quindi vi aspetto domani su Tutti i Teorici. E invece in Tutti i The Box è uscita la puntata integrale di lunedì, quella che era andata in live su Twitch ed è stata ricaricata su YouTube, quindi un sacco veramente di appuntamenti, di tanti progettini che ho sparsi qua e là, e sono veramente contento di tutte queste occasioni che sto avendo. Quindi vi ringrazio per la fiducia e vi ringrazio per il supporto. Oggi però voglio parlare di quella che sarà la prossima stagione della Juventus, un argomento inedito, no? Non ne avevamo mai parlato. Dato che per il momento tutto tace sul fronte Allegri, vorrei concentrarmi, spostarmi sul fronte legato ai calciatori. Parto con una premessa: è ovvio che per parlare dei calciatori uno debba per forza di cose parlare dell'allenatore. Ci sono alcuni giocatori che potrebbero rimanere o chiedere di andare via in base a quello che sarà l'allenatore, o lo stesso allenatore potrebbe avere una volontà differente a seconda di alcuni calciatori. Quindi le due cose si incastrano, si intersecano. C'è da dire però una cosa: la Juventus in questo momento ha tantissimi giocatori di proprietà, sia in rosa, sia tra quelli che ritorneranno alla base, quelli che potrebbero rinnovare come no, che sono lì, che aspettano. Stiamo parlando di una quarantina di giocatori circa. Sono tanti, sono tantissimi. Quindi prima di comprare la Juventus dovrà cercare di sfoltire per arrivare intorno al 10 di luglio, che è il giorno in cui si ricomincia il ritiro. Non dico già nelle condizioni di avere una ventina di giocatori perché è assolutamente impossibile, ma già essere proiettati con l'idea di capire chi rimarrà, chi no, che cosa si vuol fare e quali tipi di calciatori si possono sacrificare sul mercato. Sentivo Romeo Agresti, no, in questi giorni, che diceva che la Juventus ha necessità di rientrare di circa 100 milioni di euro, 120-130 milioni di euro tra cessioni, risparmi all'interno degli ingaggi. Quindi io voglio cercare insieme a voi di capire a che punto siamo e di capire quale sarà il punto di partenza per costruire una rosa che l'anno prossimo non dovrà essere una rosa lunghissima, tiratissima, perché c'è la Champions e l'Europa League. Certo, ci potrebbe essere la Conference, dico potrebbe perché ancora non abbiamo aggiornamenti ufficiali da questo punto di vista, però anche con la Conference non è che ci sia bisogno di una rosa da 30 giocatori. Quindi cerchiamo di fare il punto della situazione, cerchiamo di vedere dove ci porta questa analisi dei nomi inerenti alla Juventus, e quello sarà invece il punto di partenza per iniziare a capire il mercato della Juve su cosa si baserà. Quindi io cambio semplicemente schermata e vado qui, in questo file Excel che mi sono preparato in precedenza. Questi sono tutti i giocatori che sono di proprietà della Juventus o che hanno giocato alla Juventus nell'ultima stagione. Quindi quelli in giallo sono i giocatori che erano fuori e che ritorneranno alla casa madre, o che potrebbero ritornare alla casa madre all'interno di questi giorni, quindi al termine della stagione, per poi capire che cosa fare con alcuni giocatori. Per dire, Kulusevski, c'era l'obbligo di riscatto da parte del Tottenham in caso di Champions League. Il Tottenham non si è qualificato alla Champions League e quindi Kulusevski diventa un calciatore da ricollocare se non dovesse essere riscattato dal Tottenham. Stessa cosa McKennie: il Leeds aveva un riscatto basato a 34 milioni e mezzo di euro. Bene, il Leeds è retrocesso, non riscatterà McKennie, bisognerà trovare un'altra strada. Zaccaria Chelsea, bla 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 bla. Quindi cerchiamo di fare anche un po' il punto della situazione partendo dai portieri. Ve li metto già tutti insieme perché adesso ho colorato in bianco, ma dovreste vedere esattamente la casellina che si colora magicamente. I portieri sono l'unica cosa che probabilmente la Juve non andranno a toccare, e quindi direi che tutti e tre i portieri saranno all'interno della rosa della Juve anche l'anno prossimo. Se poi, che ne so, arriverà una squadra, offrirà a Szczęsny un contratto di un certo tipo, la Juventus dei soldi importanti per il cartellino di Szczęsny, allora ecco che qualcosa potrà cambiare. Non credo, immagino che i tre portieri saranno confermati. Parliamo della difesa, perché secondo me è anche un po' il punto più importante. Bremer, Danilo, Gatti, Bonucci, Rugani, io credo che rimarranno alla Juve. Alcuni sono appena arrivati, altri hanno rinnovato, altri ancora sono all'ultimo anno di contratto con ingaggi pesanti. Quindi non credo che arriverà, che ne so, il club di turno e dirà: sai che voglio Rugani, sai che voglio Bonucci. Non credo. C'è un altro anno di contratto, andranno in scadenza, andranno via a parametro zero e fine. Alexandro,
in teoria rinnovato, anche se sappiamo che la Juventus sta cercando di capire che cosa fare con il suo cartellino, cioè piacerebbe una rescissione consensuale, perché poi ci sono anche offerte che arrivano da campionati meno allettanti ma più ricchi per Alessandro. Vedremo che cosa succederà. Qua ho messo un punto interrogativo perché ufficialmente Alessandro rimane, poi se la Juve riesce nell'intento di alleggerire il monte ingaggi, ben venga. Barbieri credo che potrà essere un aggregato alla prima squadra l'anno prossimo, proprio perché la Juventus in questo momento a livello di terzini è messa malissimo, anche per via dell'infortunio di Sciglio, che sappiamo si è fatto il crociato, quindi tutto l'anno prossimo immagino che sarà infortunato, se, per poi ritrovare un po' di condizione nel finale di stagione. Però se diamo un'occhiata al fronte terzini della Juventus è un po' un problema, aggiungendo Cuadrado, ve lo metto già adesso Cuadrado, perché Cuadrado sarà out. Ieri Cuadrado ha parlato, ha detto che comunque dalla Juve è arrivata un'offerta per il rinnovo, cifra al ribasso, probabilmente una sola stagione, anche se le ricostruzioni giornalistiche invece vanno nella direzione opposta. Cuadrado è praticamente out dalla Juve, nonostante questa chiacchiera, questa volontà di Cuadrado, sembra che la Juve voglia fare un passo oltre a un giocatore come Cuadrado, che per me è stato storia della Juventus nel vero senso della parola. Che però in questo momento è giusto anche cercare di dare un taglio con certi nomi del passato e cercare di riassemblare anche un pochettino la rosa. Andiamo a parlare del centrocampo, che è un altro reparto delicato. In realtà parte e portiere sono un po' tutti reparti delicati. Immagino che Locatelli, Pogba, Fagioli e Miretti siano i quattro nomi abbastanza intoccabili tra virgolette per la Juve, per diversi motivi. Pogba perché è appena arrivato, praticamente dopo un anno così non credo che arriverà un'offerta per Pogba per portarlo via dopo un arrivo a parametro zero e un anno di infortuni. Fagioli e Miretti spero che non vengano toccati, perché veramente potrei impazzire di fronte a una roba del genere. E Locatelli è un altro di quei giocatori che secondo me la Juventus si terrà ben stretta per ripartire anche da un nome come Locatelli, che in questi due anni non ha probabilmente dimostrato di valere quei 40 milioni che sono stati spesi per acquistarlo. Però bisogna anche cercare di valorizzarlo un po' meglio questo giocatore, che in queste due stagioni ha giocato in un ruolo forse non proprio il suo. E poi c'è Paredes e Rabiot, che sono due giocatori sappiamo che stanno uscendo, vediamo se Rabiot rinnoverà. Io non credo che ci possa essere un rinnovo di Rabiot, però aspettiamo e vediamo. E Barnechea credo che possa essere un giocatore che potrà uscire in prestito, proprio perché centrocampisti ce ne sono tanti, e ce ne sono tanti anche vedete in giallo, quindi qualcuno potrebbe rimanere alla casa base. Andiamo a vedere gli esterni. Anche sugli esterni c'è un bel discorso da fare, perché vabbè, Cuadrado abbiamo già detto, Kostic stesso discorso per Locatelli, Bremer, Gatti stessa cosa. Jattaren io l'ho inserito per dovere di cronaca, ma ovviamente sappiamo che ci sono stati ben altri problemi. Io mi auguro che la Juventus non ceda Federico Chiesa, quindi lo lasciano gli in, così come mi auguro che la Juventus non ceda Ealing Junior, lo lasciano in. Di Maria sappiamo che uscirà. Sulé a me ancora non ha convinto, però la Juventus da qualcuno dovrà pur ripartire anche davanti, perché la situazione in attacco è abbastanza complicata. Cerchiamo anche di capire gli attaccanti, perché Milik sappiamo non è stato riscattato, vedremo se ci sarà la possibilità con un'altra formula di riaverlo. Kjaer dopo un anno di infortuni di questo tipo secondo me avrà necessità di andare in prestito a giocare per trovare minuti, e Vlahovic e Ken sono due grossi punti interrogativi, ragazzi, due grossissimi punti interrogativi per un motivo. Se arriva un'offerta, secondo me tutti e due non sono incedibili, la Juventus li cede. Questa è la mia lettura. Che non significa che partiranno, che non significa che resteranno, così come per Alessandro è una situazione un po' complicata. Andiamo a vedere anche quelli che quest'anno non hanno giocato con la maglia della Juve negli ultimi mesi e quindi giocavano in altre squadre, ma sono di proprietà Juve. Kulusevski, McKennie, Arthur, Pellegrini e Piazza secondo me sono i giocatori che la Juventus cercherà in ogni modo di cedere per monetizzarlo. Potrebbe rientrare tra questi anche Zaccaria, però Zaccaria è uno di quei giocatori che potrebbe giocarsi le sue carte alla Juventus comunque, perché anche l'anno scorso poi è stato ceduto sul finale di stagione per necessità di sfoltire la rosa, ma era uno di quei giocatori che probabilmente la Juve avrebbe tenuto più volentieri. Però ovviamente se arriva un'offerta per Zaccaria, che forse è anche uno dei più vendibili, tra questo prende e parte. Rovella e Cambiaso sono due giocatori che secondo me almeno la pre-season la faranno con la Juventus. Io immagino che Rovella rimarrà poi alla Juve. Cambiaso non lo so, anche quest'anno a Bologna ha fatto molta fatica, non ha trovato tutto questo spazio, però dicevamo prima, sui terzini la Juve è messa non male di più, quindi potrebbe essere uno di quei giocatori che rimane a giocarsi le sue carte anche come riserva, non come titolare.
Poi abbiamo Kulusevski, McKennie, abbiamo detto che sono due giocatori che possono essere ceduti. Arthur, non credo che si possa monetizzare Arthur, ma la Juve cercherà di cederlo. Vabbè, su Piazza ormai ogni anno rinnoviamo il contratto per un anno a caso per darlo in prestito, spero che si possa uscire da questo loop infinito. A che Ranocchi e Nicolussi Caviglia, secondo me, possono partire in prestito per un'altra stagione, dato che non credo che ci possa essere spazio per loro alla Juventus. Quindi, ricapitolando, cerchiamo anche di mettere un po' a posto, perché facciamo due conti: tra stipendio lordo di Paredes, Rabiot, Cuadrado, Di Maria e Milik, la Juve va a risparmiare sul monte ingaggi circa 42 milioni di euro, circa 42 milioni di euro. Cedendo invece Kulusevski, McKennie, Pellegrini, Arthur e Piazza, potrebbero arrivare circa 65 milioni di euro. Da cosa sono date queste valutazioni? Sono gli accordi che aveva la Juventus con altri club per il riscatto, tipo Kulusevski era 35, e quindi sono valutazioni addirittura scontate, quindi Kulusevski una trentina di milioni. McKennie era valutato 34,5 per il riscatto, se lo dai via 25 hai già fatto un affare. Pellegrini, c'è un accordo con la Lazio per il riscatto a 15 milioni, secondo me se si chiude a 10 ben venga. Piazza e Arthur difficilmente riuscirai a monetizzarli, sarebbe già un miracolo riuscire a ricavare 65 milioni di euro da questi calciatori. E poi 42 milioni più 65 inizi già a essere intorno ai 107 milioni di euro, che non sono ancora quei 120-130, però io sono convinto che la Juventus, una tabellina simile a questa qua, con lo stipendio lordo che va a risparmiare tra quelli che escono e con quello che si aspetta bene o male dalle cessioni dei calciatori per cercare di avere una cifra in mente, beh, sono abbastanza convinto che l'abbiano fatta anche loro. Poi sarei curioso di vederla e se bene o male i conti tornano. E quindi, togliendo questi calciatori che non saranno riscattati, non saranno rinnovati, torneranno ma poi saranno ceduti e bla 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 bla, la Juventus si ritroverebbe bene o male con questa rosa, con questa rosa per iniziare la preparazione, iniziare a capire come costruire la Juventus, perché questa che vedete a schermo non è la rosa che sogno per la Juve l'anno prossimo, non è la rosa definitiva della Juve, è la rosa della Juve dopo aver scremato da quella lista di 40 nomi iniziali, perché sinceramente erano troppi e perché la Juve in questo momento ha necessità di fare questo tipo di operazioni. Quindi questi sono, poi vabbè, ripeto, De Sciglio è un giocatore che l'anno prossimo probabilmente non andrà contato e qua non ci sono acquisti, quindi verosimilmente questa non sarà la rosa della Juve dell'anno prossimo, e mi auguro anche che questa non sarà la rosa della Juve dell'anno prossimo, perché probabilmente questa rosa è un po' troppo slivellata verso il basso, anche banalmente rispetto all'ultima Juve che abbiamo visto, l'ultima rosa della Juve che abbiamo visto. Non è la Juve che mi aspetto, non è la Juve che credo che sarà, però è la Juve dalla quale si può iniziare un pochettino a iniziare a ragionare anche in fronte al mercato dopo le cessioni. Bene, allora se arriva l'offerta per Vlahovic, poi l'incastro lì, se poi arriva l'offerta per Zaccaria, allora esce Zaccaria e ne prende un altro. Questa bene o male, anche perché intendiamoci, non può essere questa la Juve titolare, non possono essere quelle le riserve della Juve. Io ora le ho messe sotto il profilo del 4-3-3 perché mi sembrano incastrarsi molto bene con il 4-3-3. Poi ci sono sempre quelle cose, purtroppo, tipo Kostic, che non è veramente un esterno a 4-3-3, Bremer che si trova meglio nella difesa 3 piuttosto che nella difesa 4, in questo caso Gatti sulla sinistra non so se potrebbe essere idoneo, Danilo non è più un terzino da spinta da quei livelli lì, è quanto più un centrale difensivo. Se guardo i terzini, se penso che possano essere appunto Danilo, Barbieri, Cambiaso, Alessandro, mi viene l'ansia. Quindi questa non è la Juve definitiva, non lo è, non lo sarà, però la Juve deve ricominciare a pensare in questo modo qui, cioè ho questi calciatori, bene, questi non mi servono, mettiamo in vendita, questi non li rinnovo, benissimo, questi non li riscatto, d'accordo, questi mi tornano, di quelli che mi tornano questi non mi interessano, cerco una collocazione, e poi tra questi qua che sono rimasti ce ne saranno altri che partiranno. Io ripeto, come Vlahovic non rimarrà la Juve l'anno prossimo, come Vlahovic non rimarrà la Juve l'anno prossimo, immagino di no, non credo. Su Chiesa ho molta paura, sugli altri vediamo. Sugli altri vediamo, perché è tutto un discorso in divenire, tutto un discorso in evoluzione, non lo sappiamo. Però bene o male questa è la linea di partenza per cercare di capire il mercato della Juve. Quello che vi sto dicendo da un po', non aspettatevi una Juve che va verso l'alto rispetto alla rosa di quest'anno, per l'anno prossimo aspettiamoci una che vada verso il basso,
per un discorso di risparmio, per un discorso di competizioni, per un discorso anche di giocatori che potrebbero andare a voler giocare altre competizioni più importanti che non sono purtroppo presenti alla Juve. Ma questo non significa che non si possa provare a far meglio. Il Milan e il Napoli sono le dimostrazioni degli ultimi anni che anche con meno investimenti rispetto a quelli che probabilmente anche abbiamo fatto noi negli ultimi anni si può rendere di più. L'importante è fare degli acquisti intelligenti, lungimiranti. Cerchiamo di rimanere sotto questo profilo, cerchiamo di seguire questa linea guida e vediamo che cosa succede in quest'estate. Però secondo me questo è un buon punto di partenza per iniziare a guadagnare quei soldini che servono alla Juve senza dover per forza fare delle cessioni eccellenti, e poi anche tra questi altri giocatori dovranno partire per far spazio a altri che per forza di cose dovranno entrare e venire a migliorare una situazione che in questo momento non sembra così rosea.